Siamo qui con Gabriele Del Bene, dopo tre giorni di fiera ti ritroviamo senza voce. Senti Gabriele, innanzitutto come va e come stanno andando le tue attività? Piuttosto bene, diciamo che sono venuto qua soprattutto per parlare della manovra globale di risalita della quale sulla quale ci siamo già un po' confrontati e poi per presentare gli stage di pesca subacquea che conduco in forma di full immersion di 4 giorni in Sardegna. La cosa interessante su questa manovra della quale parlavamo è che è una manovra in funzione della sicurezza, perché comporta diciamo due fasi, una delle quali fa recuperare in misura teorica fino al 10% del tempo di apnea potenziale, quindi diciamo è soprattutto una manovra dedicata all'apnea profonda, nella quale si instaura il blue shift in maniera abbastanza importante. Diciamo ecco, poi adesso come ti dicevo la spiegherò meglio perché l'ho già scritta e te la invierò presto, quindi i lettori avranno modo di leggerla sulla rivista. Però due righe di due anticipazioni puoi dare. Sì, assolutamente, praticamente è una manovra detta proprio in maniera povera che sfrutta il blue shift, quindi una maggiore pressione intatoracica si viene a creare per evitare lo sforzo espiratorio che comporterebbe lo sputare fuori dal boccaglio la colonnina d'acqua che ha un certo peso, quindi praticamente in risalita si effettua sempre a boccaglio inserito. Quindi scusa, contrariamente a quanto sempre affermato sulla sicurezza? Ovviamente, questo ovviamente è una proposta, non è una presunta verità, ecco, quindi io posso dire solo che ho intuito diciamo la potenzialità dal punto di vista della sicurezza di questa manovra nel 1989 quando un conoscente mi raccontò di essere sopravvissuto a uno svenimento. Una volta svuotato il boccaglio, pescava leggerissimo, presuppone ovviamente questa manovra il fatto di avere una forte galleggiabilità, quindi o si effettua l'assetto variabile, quindi si risale senza piombo, o altrimenti con pochissimo piombo, in maniera tale di essere completamente galleggianti anche in eventuale completa espirazione. Dopodiché diciamo si sfrutta appunto questa pressione intratoracica, questo maggior volume ematico che si trova a livello dei polmoni per spingere l'aria fuori dalla maschera per recuperarlo in risalita, quindi quei 150 cc di aria che in profondità diventano per 4 atmosfere, sono 600 cc chiaramente compressi, in risalita tenderebbero a uscire sia sotto la pressione della diminuita pressione che tende a farle uscire dalla parte più vicina alla superficie, quindi per gravità escono dalla maschera, sia per il fatto che il mancato adeguamento del fenomeno del blue shift anche lui tende a spingere dall'interno. Quindi come si effettua questa manovra? Tirando su con il naso semplicemente, che poi è la traduzione volontaria continuazione della contrazione diaframmatica, che ha la sua parte involontaria che porta la pancia per fuori, quindi abbassa il diaframma, noi la prolungheremo tirando su con il naso in pratica. Questo comporta di riprendere tutta quest'aria che poi useremo nella seconda fase 2 della manovra a 1 metro dalla superficie, solo permettendo all'aria di passare dalla nostra bocca al boccaglio, quindi cominciando l'espirazione già un metro prima
della venuta fuoriuscita in superficie, quindi guadagnando quindi anche il tempo di cominciata inspirazione. Nel momento in cui, sincronizzando la manovra, raggiungeremo la superficie, come il boccaglio toccherà la superficie, saremo già in grado, perché praticamente sta terminando l'espirazione, saremo già in grado di, quindi con guadagno di circa un secondo con questa ultima fase 2 e potenzialmente 10% dell'apnea totale, perché se si recupera circa 450-400 cc sono quasi il 10% del volume complessivo, però di aria vergine, cioè di aria che è rimasta tutta tra lo spazio morto respiratorio e la maschera, quindi aria inutilizzata che, se noi impariamo a rimescolare assecondando le contrazioni e riportandola verso il basso, potremo in via teorica naturalmente guadagnare fino al 10% del tempo di apnea. Quindi la vedo molto in versione ovviamente di sicurezza, quindi in ultimo c'è il vantaggio maggiore in assoluto, che nel caso in cui ci trovassimo, spesso noi pescatori, per quanto bisogna propagandare la pesca in coppia naturalmente, ci trovassimo in difficoltà da soli in mezzo al mare, se non abbiamo il boccaglio inserito, siccome lo svenimento avviene per via delle braccia che ci tengono a bilanciere verso il basso, se non abbiamo il boccaglio inserito, alla successiva ripresa involontaria della respirazione dopo la fase di blackout prendiamo acqua invece che aria in comunicazione. Senti, parliamo un po' di pesca. Come ti sta andando? Tu sei il pescatore italiano, diciamo, più profondo per eccellenza. Continui sempre a picchiare giù in modo deciso? Sì, diciamo che negli anni ho capito, sempre per il discorso della sicurezza, che è meglio ridurre più che le profondità, che sono rimaste le stesse. Diciamo, d'estate pesco costantemente tra i 35 e i 47-48 metri, però più che altro ho ridotto molto i tempi di sosta sul fondo, per evitare il taravana che mi ha colpito in un'occasione in maniera abbastanza potente. Quindi praticamente ho ridotto di tantissimo i tempi di immersione. Prima facevo la discesa, l'agguato, sparavo magari la cernia, poi mentre la tiravo fuori guardavo anche se ce n'era un'altra, ora arrivo davanti al buco, sparo e scappo verso la superficie. Ho visto che è aumentata molto l'efficacia e sono diminuiti tantissimi rischi, quindi lo consiglio comunque a tutti di stringere i tempi di apnea. Ecco, io l'ho fatto per tanti anni e sbagliavo. Senti, per concludere, ci racconti un po' questa tua disavventura col taravano? Sì, devo dire allora che penso che sia stato tutto dovuto al fatto che a un certo punto ho avuto la malaugurata idea di acquistare per le certe giornate di corrente, per riuscire comunque a pescare, di acquistare uno scooter subacqueo. L'ho provato, però era di un modello molto avanzato rispetto a quello che usavo io nelle preparazioni con la nazionale negli anni 90, diciamo così. Con questo strumento ho fatto, il giorno mi sono trovato da solo, ho messo l'ancora in mezzo al mare, ho fatto una decina di discese, ho avuto subito, probabilmente per una grandissima velocità di risalita che consente, ho avuto subito un fortissimo incidente che in tutte le pratiche, anche più estreme, anche le pescate a oltre 60 metri di profondità, non mi erano mai successe. Quindi imputo questa mia iniziale fragilità all'utilizzo di questo strumento. Da lì mi sono trovato praticamente senza l'uso della vista a 7 km 200 metri d'arriva, perché lo so, perché poi l'ho misurata quando sono ritornato a prendere il gommone e l'ho dovuta fare a pinne per rientrare. Dopo un mese e mezzo da questo incidente ne ho avuto un altro, facendo le stesse cose che facevo prima, però probabilmente si era innescata una fragilità legata all'incidente tecnico. E oggi come l'hai risolta? Ora, con quelle accortezze che ti dicevo prima, allungo molto i tempi di recupero in superficie, circa almeno se pesco oltre i 35-40 metri, almeno il triplo del tempo di immersione, e cerco di stringere soprattutto i tempi di sosta sul fondo,
E quindi questo, diciamo, che seguendo naturalmente i consigli del dottor Malpieri, che mi ha seguito in questa triste avventura, che però si è conclusa bene, perché ora non ho più nessun tipo di a parte la voce, che è da un eunuco, però non è successo niente da quel punto di vista là. Senti, noi ti ringraziamo, io e te abbiamo un appuntamento ormai da anni che non riusciamo mai a concludere, però quest'anno dovrebbe essere la volta buona. Quest'anno forse ce la facciamo, faremo questo parto di elefante con 3 anni di gestazione. Quindi speriamo di non partorire un topolino. Quindi il prossimo appuntamento con Michele Del Bene sarà direttamente con Gabriele Del Bene sarà direttamente sul gommone. In Sardegna, sì, sott'acqua, probabilmente in Sardegna. Grazie Gabriele. Grazie a voi.